Bene, amici, benvenuti a questa puntata di A Tutto Molise. Catalizziamo oggi la vostra attenzione sul problema degli immigrati. I nostri amici africani che in centinaia ogni giorno sbarcano sulle nostre coste sono trasportati da Lampedusa, dove arrivano in massa senza visite mediche che ne attestino la buona salute, con il rischio che dal centro Nord Africa possano portare nelle nostre case malattie ormai desuete, quali la tubercolosi e la scabbia. Già sono stati rilevati casi di questo tipo di malattie tra i nostri militari impegnati negli sbarchi. Bisogna comunque stare attenti a virus anche straordinariamente letali, quali Ebola. Sappiamo che tanti paesi nordafricani hanno questa malattia che non riescono a debellare da alcuni mesi e tra l'altro importiamo anche immigrati provenienti da alcuni di questi paesi. Senza identificazione allo sbarco, i migranti sono lasciati sull'isola in attesa di essere condotti nelle regioni in cui insistono le strutture alberghiere di accoglienza, quindi quelle strutture ospitanti, che nel frattempo si sono prenotate facendo la relativa domanda per avere assegnato un X di euro per ogni persona, per ogni migrante, quindi un X pro capite. Secondo un protocollo che possiamo definire molto discutibile, solo dopo il loro arrivo nelle regioni di destinazione, quindi negli alberghi o ostelli che li ospitano, sono sottoposti a visita medica, anche ad analisi contestualmente, che ne possano attestare la buona salute o addirittura la malattia. E pensate un po', solo dopo essere giunti alle loro destinazioni si tenta di identificarli. È assurdo. Spesso non ci si riesce, in quanto si bruciano addirittura i polpastrelli con l'accendino, proprio per essere riconosciuti, identificati ed avere maggiori quindi chance di dileguarsi e far perdere le loro tracce, come è già accaduto anche da noi a Montaquila e accade tutti i giorni nel resto d'Italia dove sono ospitati. In tantissimi sono lasciati ad oziare per mesi nei piazzali antistanti i loro alloggi e a vagare sulle statali addirittura a piedi con l'impossibilità di condurre una vita di impegno per imparare almeno la nostra lingua o addirittura, diciamo, a cosa grande, un mestiere. Quanti di voi hanno visto che quotidianamente si incamminano, per esempio, in provincia di Isernia, a Monte Roduni, rischiando la vita sulla statale? Abbiamo provato ad inventare un nuovo segnale di dare precedenza, questo che vediamo dare precedenza agli immigrati. Beh, questo è un segnale che penso che occorra. Credo che sia opportuno, ma a parte questo pizzico di satira, concedetemelo. I nostri amici di colore spesso attraversano la carreggiata su strade a scorrimento veloce come la statale 17 a Monte Roduni con le ciabatte, mettendo a rischio la loro incolumità, ma anche quella degli automobilisti in transito. E veniamo ad un altro aspetto non trascurabile. La fame e la miseria che li contraddistingue si unisce alla crisi delle nostre attività commerciali e alla crisi dell'ospitalità in generale che abbiamo. Non siamo mai stati un paese ospitale, soprattutto la nostra regione, il turismo è una chimera. Quindi si unisce alla disperazione anche delle famiglie senza lavoro e alla grande incertezza di un futuro sostenibile in questa regione. La protesta inscenata qualche giorno fa all'Hotel Holiday a Monte Roduni, dove sono ospitati 103 migranti,
si inserisce in un contesto di legittimo impedimento a svolgere una vita normale più che per motivi alimentari e di retribuzione dei miseri 2,5 euro al giorno che spettano ai migranti di diritto in base agli accordi ministeriali stabiliti. Vi ricordate una massima? Togli il lavoro ad un uomo e gli togli la dignità? Tale aforisma vale non solo per noi, ma anche per i nostri ospiti. Penserete in senso dispregiativo in questo momento, sì, siamo ridotti sul lastrico. Cosa vengono a fare in Italia? Si lamentano di due pasti al giorno quando un gran numero di famiglie e di pensionati da noi sono costretti a mangiare pasta solo a pranzo, saltando addirittura la cena. Questo è vero, verissimo. Non vi è la possibilità di avere un pensiero diverso. Ma non è colpa loro se sono qui e pretendono di avere. Loro seguono il miraggio di una vita migliore. È legittimo. Non è legittimo invece che manchino controlli accurati sulle persone immigrate allo sbarco, senza passaporti, senza impronte digitali, senza identità, in tanti casi anche malati, ma può accadere ciò nel terzo millennio in un paese definito civile come il nostro. Chiediamoci questo. Quante centinaia di migliaia di migranti dobbiamo ancora ospitare e per quanto tempo? Non è accettabile che la comunità europea definisca il problema solo nostro e basta. Gli Stati membri se ne devono far carico e devono anch'essi aprire le frontiere o chiuderle definitivamente insieme a noi. Blocchiamo le frontiere, non facciamo giungere più migranti in Italia, così risolviamo il problema. Basta con Mare Nostrum, è una soluzione. Può darsi che non sia la soluzione ottimale, ma è una soluzione. Ma se guardiamo indietro nella nostra storia, i nostri progenitori, quello che è stato nel passato l'esodo dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti, ma anche in Svizzera, in Germania, in Belgio, negli altri stati europei che hanno ospitato i nostri progenitori, i nostri nonni. Per esempio, restiamo negli Stati Uniti. Appena sbarcavano dai bastimenti a New York, i nostri nonni erano costretti a spogliarsi, e totalmente nudi e con il passaporto in mano, erano sottoposti ad un'accurata visita medica. Se tutto era nella norma sanitaria, potevano porre piede da cittadini liberi negli States, altrimenti in quarantena in attesa di guarigione. Era assurdo, ma era normale, era normale, era la normalità, doveva essere così, altrimenti chissà quante malattie potevano importare. Ma chiediamoci per quale motivo le normative basilari, le più elementari regole di profilassi sanitaria non vengono applicate allo sbarco in Italia sui migranti africani. Avete visto cosa è diventata la nostra bellissima isola di Lampedusa? Basta collegarsi su YouTube, su Facebook per rendersi conto di com'è disastrata la situazione. Un inferno dantesco, con migliaia di migranti buttati in ogni angolo che defecano e pisciano dappertutto, senza controllo alcuno, hanno iniziato anche a saccheggiare le case dei lampedusani, ad aggredirli anche nelle loro abitazioni. Non si può accettare questo in un paese civile, non si può assolutamente accettarlo. Mi chiedo, l'Italia è diventata l'Africa dell'Europa? E oggi cosa assurda nella nostra nazione, si sta rischiando di importare le malattie desuete e debellate del passato. Assurdo. Oltre alla delinquenza di soggetti fortunatamente, almeno speriamo, la minoranza, che possano essere assassini o delinquenti comuni, lasciati liberi nelle nostre regioni senza sapere se nei loro paesi di origine hanno commesso dei crimini, se sono stupratori o dementi, se sono soggetti da internare, se tra di loro si può nascondere un Hannibal Lecter.
Il nostro governo e le forze dell'ordine ignorano chi essi siano. Questo è inaccettabile, è inaccettabile. C'è da chiedersi, ma di chi è la colpa? Di chi sono le responsabilità? Di chi sono queste responsabilità? Nel contesto di una politica comunitaria inseriti in un sistema globale, come lo si definisce, ci troviamo a dover far fronte da soli, come Stato italiano, a questa emergenza. Da soli, sì. Siamo in Europa e dobbiamo sopportare e inchinarci alle ferree regole imposte sul rientro del debito pubblico, il castrante fiscal compact che andrà in vigore dal 1 gennaio 2015, e poi siamo lasciati a noi stessi per un problema di emergenza planetaria come questo. O abbiamo dei rappresentanti in Parlamento europeo deficienti, e mi auguro che così non sia. Oppure questo problema lo si è preso fino ad oggi sotto gamba, oppure l'Italia in Europa vi è per essere come tanti cittadini italiani sono convinti, lo zerbino di tutti gli stati europei. Non possiamo essere gli zerbini di tutti gli stati europei, no, assolutamente, è inaccettabile. Ma ritorniamo ai fatti di casa nostra, alla notizia eclatante di una rivolta degli extracomunitari a Monteroduni. Si sono levati molti post sul web che inneggiano alla discriminazione razziale. È facile, scontato, direi lapalissiano, ma in questo caso profondamente ingiusto, ma di rovescio altrettanto comprensibile. Non siamo in grado di salvaguardare il nostro lavoro, come possiamo pretendere di impegnare questa gente senza arte né parte in una regione dove la disoccupazione è superiore del 20% alla media nazionale? In un paese dove gli sfratti esecutivi sono divenuti un'emergenza serissima tra qualche mese nella nostra regione, rischiano di rimanere senza casa e senza un piatto sulla tavola oltre 10.000 persone. E si continua ad autorizzare strutture ricettive animate da un introito costante e anche facile, ad ospitare in questa regione dove il lavoro è diventato una chimera per tutti, con i nostri ragazzi che fuggono in cerca di mete migliori. L'ingresso di immigrati, seppur mantenuti da misure statali in un paese, per usare un eufemismo disastrato, è da evitare. È da evitare. Ponete un alt a questi ingressi, almeno nella nostra regione, almeno nel Molise. È un oltraggio per i residenti che ci sopravvivono a stento, e vi posso garantire che molte famiglie pro capite non incassano nemmeno i miseri 2,5 euro al giorno per vivere, che lo Stato elargisce agli immigrati gratuitamente. Evitate alla radice il problema prima che la discriminazione diventi un problema serio. E prima di salutarci vorrei fare un altro appunto. Ora che le elezioni europee hanno prodotto i relativi parlamentari, sono riposte nei nostri rappresentanti le speranze di trattativa con l'Europa per indurre gli Stati membri a farsi carico della collocazione anche lavorativa, oltre che di pura ospitalità e mantenimento di queste migliaia di persone che giungono sulle nostre coste ogni anno. Non sono più accettabili le posizioni europee. Invitiamo pertanto il nostro un rappresentante a Strasburgo, Aldo Patriciello, che in campagna elettorale affermava di voler imporre anche il suo ruolo autorevole al Parlamento europeo per far cambiare le cose, a muoversi in tal senso.
Ci auguriamo che uno dei suoi primi pensieri sia rivolto a questa situazione esasperante che colpisce e ferisce quotidianamente ormai ogni singola regione d'Italia, ma soprattutto l'Italia meridionale, quella che lui rappresenta in seno al Parlamento di Strasburgo. Lo speriamo vivamente. L'altra Europa non può lavarsene le mani e restarne fuori. Il problema immigrati non è più rimandabile. Arrivederci.